Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Facciamo parte di un universo misterioso. Gli umani rimangono sempre circondati da avvenimenti inspiegabili. E ci sono alcune domande che ci perseguitano mentre continuiamo a vivere le nostre vite mondane. Esistono diverse teorie e pensieri su cui potremmo scegliere di soffermarci o altrimenti scegliere di ignorare. Dopotutto, l'ignoranza è beatitudine. Nel video di oggi riporterò delle teorie scientifiche inquietanti che sicuramente ti stresserà, ma sicuramente potrebbe farti dubitare della tua stessa esistenza. La sesta estinzione di massa. Si ritiene che dalla nascita della Terra ci siano state 5 estinzioni di massa fino ad ora, eventi così catastrofici che hanno spazzato via quasi il 75% della popolazione terrestre. Si ritiene che l'ultimo evento di estinzione sia avvenuto circa 443 milioni di anni fa e abbia distrutto il 60-70% di tutte le specie. Molti ricercatori e scienziati credono che noi umani siamo nelle fasi iniziali o intermedie della sesta estinzione di massa, con gli umani che hanno portato alla luce la nostra stessa fine, mentre inquiniamo il pianeta, raccogliamo più di quanto seminiamo, distruggiamo gli habitat naturali e le popolazioni di altri animali e rendiamo la Terra meno ospitale. Grande filtro. Proprio come molte altre teorie, il grande filtro è una teoria chiave negli studi evolutivi. Questa particolare teoria mette in discussione le nostre capacità, i risultati e il potenziale come esseri umani, costringendoci a chiederci se siamo sulla via della sopravvivenza e del progresso della nostra specie o se ne stiamo uscendo. La teoria suggerisce che tutte le specie avanzino fino a raggiungere un punto chiave determinante nella loro evoluzione e avere successo o morire. Si dice che nessuna specie sulla Terra sia mai riuscita a superare il filtro. Questa convinzione ci lascia con tre possibilità che sono: abbiamo superato lo stadio del grande filtro e continueremo a procedere verso il progresso e un giorno la nostra specie potrebbe imparare a sfruttare l'energia delle stelle. Gli umani sono la prima specie che è arrivata così lontano. Non abbiamo superato la fase del grande filtro e ci troveremo di fronte a scenari che potrebbero provocare l'estinzione di massa. Esseri di dimensione superiore. La teoria degli esseri di dimensione superiore implica che potremmo essere circondati da alieni, ma non possiamo sentire la loro presenza. Viviamo in un mondo tridimensionale, ma se ci fosse una specie in grado di esistere in una quarta dimensione, potrebbe essere totalmente invisibile per noi. Paradosso di Fermi. Simile alla teoria degli esseri di dimensioni superiori, la teoria del paradosso di Fermi mette in dubbio l'esistenza degli extraterrestri. Se la vita aliena esiste, perché non ne abbiamo ancora sentito parlare? O almeno perché non ci siamo resi conto di averne già sentito parlare? Uno dei scenari più famosi coinvolge una nuova autostrada. In parole semplici, se dobbiamo costruire un'autostrada a 10 corsie e la costruzione passa per un formicaio, cosa facciamo? Distruggiamo il formicaio? Influisce in alcun modo sui nostri piani di costruzione? O ignoriamo completamente il formicaio, costruiamo la nostra autostrada e permettiamo sia alle formiche che ai conducenti di continuare a vivere in pace? Dal momento che le formiche non potrebbero in alcun modo comprendere cosa sia un'autostrada a 10 corsie, importa davvero? Ora, immagina che noi umani siamo come le formiche. Forse la civiltà aliena è così avanzata che siamo stati circondati da alieni per molto tempo, ma non ci danno fastidio perché non violiamo la loro convenienza. Potremmo anche non capirli, quindi non ci danno fastidio all'inizio. Teoria ipotetica di esseri umani ingabbiati in uno zoo. Potrebbe essere possibile che siamo stati scoperti da un'intelligenza aliena superiore. Tuttavia, hanno interferito con la ragione della nostra civiltà, che vedono gli umani come un oggetto per la sperimentazione. Preferiscono usare la Terra come esempio di ciò che accadrebbe dato il naturale procedimento dell'evoluzione. L'intero pianeta è come un planetario o uno zoo che le razze aliene usano come studio sul campo, il più grande esperimento o meno di tutti i tempi. Ipotesi di trascendenza. Un'altra teoria proposta che spiega il paradosso di Fermi è l'ipotesi della trascendenza.
suggerisce che civiltà aliene intelligenti non ci abbiano contattato perché hanno raggiunto un punto di viaggio extrauniversale, utilizzando la loro capacità tecnologica per creare buchi neri e scomparire in essi per viaggiare oltre il nostro universo e continuare il loro apprendimento e i loro progressi, quindi essendo meno interessati alla Terra. Cervello in untino. Questa teoria ti stresserà. Suggerisce che qualunque cosa ci circonda sta accadendo davvero. La teoria suggerisce inoltre che il cervello è la fonte di tutta la conoscenza. Il cervello può funzionare solo con impulsi elettrici. Gli stimoli esterni influenzano il cervello. Gli stimoli esterni potrebbero impedire al cervello di distinguere ciò che è reale e ciò che viene appena proiettato. Suggerisce che potresti essere una semplice proiezione che una macchina con stimoli elettrici esterni sta proiettando nel tuo cervello, che in realtà sta semplicemente fluttuando in una vasca da qualche parte, essere indotto a vivere o immaginare tutto ciò che provi. Sovrapposizione quantistica. La teoria della sovrapposizione quantistica suggerisce che più realtà possono esistere contemporaneamente. Esiste un universo alternativo in cui ogni decisione che prendiamo in questa realtà viene eliminata. Fisici famosi come Stephen Hawking supportano questa teoria dei molti mondi. La teoria dell'esistenza di più realtà alternative è supportata da molti. Basilisco di Rocco. Vivendo nell'era di Internet, si può dire che evidentemente le cose più spaventose nascono sul web. Bene, il basilisco di Rocco è un esperimento mentale così terribile che solo saperlo ti rende già colpevole e probabilmente sopporterà un'eternità di torture. Nato in un forum LizRogue, un lettore ha proposto il concetto di una malevola intelligenza artificiale dal futuro che un giorno punirà tutti coloro che non hanno contribuito alla sua esistenza e tornerà retroattivamente a dare la caccia a torturare chiunque ne fosse a conoscenza che non ha aiutato la sua creazione. Tuttavia, ora che ne hai sentito parlare, aiuterai o pagherai il prezzo? Interpretazione di Copenaghen. È ancora ampiamente discusso sotto la fisica quantistica se l'esistenza di più di una realtà sia possibile o no. Un esempio famoso è quello del gatto di Schrödinger. In questa situazione un gatto è rinchiuso in una scatola insieme a un atomo che potrebbe diventare instabile ed emettere radiazioni che ucciderebbe il gatto. Ora che il gatto è chiuso dentro la scatola insieme all'atomo, ci sono uguali possibilità che un atomo decada o rimanga stabile, quindi non possiamo giudicare il destino del gatto. Potrebbe benissimo essere morto o vivo. Alcuni teorizzano che a questo punto il gatto sia vivo che morto. L'interpretazione di Copenaghen afferma che in questo caso il gatto è sia morto che vivo finché non viene osservato. A quel punto solo una realtà prende piede e il gatto viene trovato vivo o morto. Suicidio quantico, immortalità quantistica. Supponiamo che un uomo tenga una pistola puntata alla fronte. Quando preme il grilletto, una particella quantistica girerà. Se gira in senso orario, la pistola sparerà e l'uomo morirà. Se gira in senso antiorario, la pistola non sparerà, farà solo click. L'uomo continuerà a premere il grilletto. Questo andrà avanti per l'eternità e la pistola non sparerà mai, rendendo così l'uomo eterno. Tuttavia, supponiamo che quando l'uomo estrae la pistola per la prima volta e la particella ruota in senso orario, la pistola spara e l'uomo è morto. Solo la realtà precedente di lui che preme il grilletto infinite volte e diventa immortale esiste già, quindi l'uomo è sia vivo che morto. Se lo mettiamo in parole semplici, ogni volta che l'uomo ha premuto il grilletto, si sono create due realtà e continuano a essere create per sempre. Cosa ne pensi di queste teorie scientifiche raccapriccianti? Se conosci altre teorie inquietanti, scrivile nella sezione commenti qui sotto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.